bordo di un jet Clipper in volo sul Pacifico serpeggia tra i passeggeri l'ansia del momento in cui si scopriranno nuovi orizzonti. Ed eccone uno. Quasi all'improvviso sorge dal vasto oceano la stupenda Manila, in quella che era un giorno l'isola di giungla delle Filippine. Chiamata così in onore di Filippo di Spagna nel 1521, la nuova Repubblica ha 24 milioni di abitanti, di cui 2 milioni e mezzo formano la città di Manila. È tutta gente dal carattere simpatico e socievole, piena di ottimismo e di laboriosità. La distruzione di Manila nella Seconda Guerra Mondiale ha permesso la ricostruzione di una città molto più grande che oggi pulsa attivamente al ritmo del progresso. Alcuni hanno definito anche Manila come il crogiuolo dell'Oriente, dove l'ingegno e l'ambizione sembrano spingere la marcia del tempo. Ecco un esempio di laboriosità. Facendo buon viso a cattivo gioco, i filippini hanno utilizzato al massimo i residuati di guerra, sfruttando la jeep come mezzo di trasporto universale. I filippini non si curano molto di ciò che è stato, tendono al futuro con tutte le loro forze e non esitano a spingere da una parte le rovine del passato. Non ci vuole molto tempo per convincersi del miracolo di Manila, una città quasi rasa a zero dalla guerra, oggi esempio vivissimo di democrazia creato da un popolo per cui la libertà è una tradizione. Una gita molto interessante è quella che porta a Baguio, dove l'Accademia Militare forgia i futuri capi del paese nello spirito della nuova Repubblica. Avendo appartenuto agli Stati Uniti per quasi 50 anni, questa Accademia è organizzata sul modello di West Point. Lo spirito della libertà è evidente anche nell'isola di Corregidor. Nella Seconda Guerra Mondiale gli americani ed i filippini hanno combattuto fianco a fianco in questa famosa fortezza per 5 lunghi mesi. Quasi totalmente distrutta, l'isola è come un mausoleo nazionale e le tremende ferite della battaglia sono rimaste intatte come nel momento in cui cessò il fuoco. Circondato da queste dolorose testimonianze, il visitatore ha la sensazione di vivere un momento cruciale della storia. Un'altra meta interessante è Zamboanga, l'antica città di carattere musulmano dove un avamposto spagnolo del XVII secolo fu occupato dagli americani nel 1899. L'islamismo che fu portato qui da missionari arabi nel XIV secolo è ancora predominante, il che contribuisce a creare un'atmosfera di raro interesse per colui che vi giunge da altri lidi. Lo spettacolo che offre il mare è sempre entusiasmante. I musulmani non si distinguono molto dagli altri filippini, ma naturalmente le loro tradizioni sono diverse. Pescatori subacquei nati, essi riescono a rastrellare il fondo marino ricco di coralli e conchiglie destinati all'artigianato locale. Essi raggiungono profondità di oltre 20 metri dove trovano i banchi di ostriche più pregiati di tutto il Pacifico. Da un popolo di pirati abituati a predare sui mari della Cina, oggi i filippini si sono trasformati in perfetti artigiani nella lavorazione di metalli e pietre preziose. Popolo guerriero per eccellenza, non ha mai accettato supinamente la dominazione straniera.
Nei villaggi costruiti su fragili palafitte, le donne musulmane mostrano il loro talento nella manifattura delle stuoie. Agli antipodi della Spagna, queste zingare orientali hanno le stesse caratteristiche del vecchio mondo. Questi gong di bronzo accompagnano una danza popolare islamica permeata di influenze asiatiche su un tappeto di stuoie. In altre parti si può ammirare un'altra danza popolare chiamata Tini Kling. Essa prende nome da un particolare volatile, ladro di grano, dalle gambe lunghissime, il quale danza appunto in questo modo per evitare le trappole tese dagli agricoltori. È una combinazione di danza e sport che consiste nell'evitare di essere colpiti dalle canne di bambù. I piedi sono molto adoperati anche in un'altra forma di sport praticata dai giovani. È un gioco portato dai conquistatori spagnoli. Si chiama sipa, che in filippino significa calcio. Le regole del gioco non sono difficili. Il difficile è il virtuosismo dei piedi. Si deve arrivare a 21 punti come nel ping pong, per esempio. Ma oltre questo non esiste nessun altro punto di contatto con altri sport conosciuti. I campioni hanno una grande varietà di colpi a loro disposizione. Sembra quasi che il giocatore abbia gli occhi dietro alla testa o chissà dove. Il piccolo Titoi e il suo fedele Caraboa se ne vanno a pranzo insieme verso mezzogiorno, il che offre ai maniaci della fotografia la possibilità di procurarsi qualche foto che ricordi il loro vecchio libro di geografia. Per assistere alla mietitura, secondo gli antichi sistemi dell'umanità, non occorre allontanarsi troppo dalle città. Questa è la tecnica per staccare i semi dalla spiga. Il vento poi aiuta a separare i chicchi da tutto ciò che non serve. I chicchi cadono a terra e la pula vola via. Una ulteriore separazione viene operata a mezzo di setacci. Queste pittoresche terrazze sugli altipiani delle isole sono frutto di un lavoro di secoli e il riso è sempre il principale prodotto della terra. Ed ecco un'atmosfera romantica nella nebbia delle potenti cascate del Pagsanjan. Al di sopra della cascata tutto è pace e calma. Ma a valle i più arditi accettano la sfida delle rapide affrontando tutte le difficoltà ed i pericoli che si presentano ad ogni metro del percorso. Quando le guide del luogo non sono alle prese con le rapide, si trovano certamente in acque calme alle prese con qualche pesce e allora sarete invitati o a gettare una lenza o a fare una gitarella in barca.
Comunque, gli alberghi sono comodi e moderni, segno evidente del progresso costante della nazione. Le apparenze sono occidentali, ma l'influenza dell'Oriente si fa sentire in tutti i dettagli. Questo vale anche per la cucina locale. Una specialità del luogo, per esempio, è un piatto misto di pollo, maiale e manzo, il tutto annegato nell'aglio. C'è poi il pesce di lago in umido o la carne cotta in modo particolare e servita con il riso. Lontano, fuori dalla finestra, si ha un'idea della leggenda delle Filippine. Un gigante un giorno gettò un enorme masso in mare e i 7000 pezzi in cui il masso si ruppe formarono un paese di isole d'oro nell'azzurro del Pacifico.